congresso di respiro internazionale, relatori di primissimo piano, un bel modo per comunque presentare un rinnovato servizio e anche dati scientifici importanti. Certo, questo evento si svolge ogni 2 anni a cura del gruppo della Società Italiana di Nefrologia che si interessa di aferesi, e quest'anno abbiamo avuto noi l'onore di organizzare e ospitare questo evento. Quindi ha un respiro nazionale perché sono presenti i migliori nefrologi esperti del settore da tutta Italia. Abbiamo voluto dare anche una presenza internazionale, soprattutto di quelli nefrologi e non nefrologi, quindi anche ematologi, neurologi che in Europa si interessano di questa tecnica e la utilizzano e possono darci delle importanti suggestioni. Ecco, è stato un rinnovamento profondo quello che Marche Noda ha dato come impulso al servizio di nefrologia e aferesi, quindi è importante sottolineare anche il progresso fatto grazie anche alla professionalità sua e dei suoi colleghi. Sì, ma grazie anche all'azienda, perché il direttore generale ha creduto molto nella nostra attività e ha considerato la nefrologia e soprattutto l'implementazione di questo servizio di aferesi come una strategia fondamentale, perché serviamo pazienti non solo delle Marche ma anche dei territori limitrofi. In 2 anni abbiamo eseguito 170 trattamenti, tenuto conto che sono patologie a volte rare per le quali la feresi si inserisce proprio per supportare quelle che le terapie farmacologiche non riescono a servire. Direi che il nostro servizio è stato supportato quindi in maniera egregia dalla direzione aziendale. Abbiamo avuto un rinnovamento strutturale importante. 2 anni fa, novembre 2016, è stato inaugurato il nuovo centro in cui sono stati investiti centinaia di migliaia di euro. Questo per migliorare non solo il comfort alberghiero per i pazienti, ma soprattutto abbiamo avuto le migliori tecnologie, un'innovazione importante per Marche Nord. Qual è la cifra distintiva di questo congresso? Qual è l'argomento che tratterete e quali sono le nuove frontiere che verranno affrontate? La feresi è una metodica extracorporea che attraverso appunto la depurazione del plasma da sostanze patogene determina il suo significato di intervento in molteplici patologie. Quindi noi serviamo gli internisti, serviamo i neurologi, serviamo gli otorino, l'oftalmologo, la medicina interna, gli ematologi. È un qualcosa di trasversale. Noi ci occupiamo con questa tecnologia del trattamento di pazienti molto gravi, complessi, che a volte necessitano anche di essere ricoverati nelle terapie intensive, quindi ci sarà anche una sessione dedicata alle tecniche di aferesi per i pazienti ricoverati in rianimazione, e credo che i contributi scientifici che arriveranno oggi saranno importanti per poi anche esprimere delle progettualità per il futuro. Ecco, professionisti da tutta Europa anche sono qui a Pesaro quest'oggi. L'Italia nel panorama internazionale e mondiale, qual è la sua posizione su questa patologia, su queste patologie e su questa tecnica? Siamo ad elevato livello, perché se lei pensa che in Italia eseguiamo più di 26.000 trattamenti per tutte queste patologie che ho citato, quindi non siamo secondi a nessuno. A volte in Italia manca la sistematicità dei registri di patologia, dei registri nazionali, come adesso è stato recentemente istituito il registro nazionale tumori, così avremo bisogno del supporto delle istituzioni per dare più visibilità e più forza anche a tutte queste attività, ma certamente non siamo secondi ai nostri colleghi europei. Allora, un congresso di respiro internazionale qui a Pesaro per un presidio di eccellenza che è quello della nefrologia, sotto la sua direzione è cambiata moltissimo, radicalmente possiamo dire.
Allora sì, oggi praticamente è un grande onore avere e ospitare il congresso nazionale e internazionale della Feresi terapeutica. Diciamo che questo centro a Feresi nasce nell'ottobre 2016 dopo l'inaugurazione e l'attivazione del nuovo centro dialisi di Fano. E siamo il centro di riferimento della Regione Marche. Il centro a Feresi è composto da un'equipe infermieristica con un referente medico e utilizza delle terapie innovative rispetto alle terapie tradizionali e va a curare addirittura con percentuale elevatissimo, l'80% delle patologie sono soggette a guarigione o miglioramento che con le terapie tradizionali non si verificherebbero. Marche Nord, l'azienda in generale, sta avendo negli ultimi anni un impulso verso l'ottimizzazione delle risorse ma anche forti investimenti. Questo si inquadra in quell'ottica sicuramente. Sì, in effetti la nefrodialisi si inquadra in quest'ottica, tant'è che abbiamo investito sul nuovo centro di nefrodialisi di Pesaro 800.000 euro, di cui 500.000 euro per la struttura e 300.000 euro per le attrezzature sanitarie e gli arredi. Si può dimostrare con i fatti che la mobilità passiva si può invertire come tendenza, qualificando i servizi? Sì, dai dati emerge chiaramente che noi abbiamo aumentato la produzione e che ci sono i dati che parlano, la produzione di Marche Nord è decisamente aumentata, il 2018 ci sta dando ancora più soddisfazione rispetto al 2017, abbiamo aumentato il numero dei ricoveri, abbiamo aumentato l'appropriatezza, abbiamo aumentato la complessità anche dei ricoveri, soprattutto nell'ambito chirurgico grazie all'arrivo anche del robot Da Vinci pienamente utilizzato e stiamo lavorando, aumentando l'attività per le prestazioni ambulatoriali per lavorare sull'abbattimento liste d'attesa che è un problema molto annoso. Un ambito, quello della nefrologia, sempre in continuo sviluppo, anche i dati scientifici e le evidenze che porterete qui quest'oggi sono di grande incoraggiamento per tutto il popolo dei pazienti. Ma noi siamo in una situazione sicuramente favorevole perché abbiamo sempre più conoscenze sulle malattie renali. Abbiamo a disposizione trattamenti che possono permettere di evitare la dialisi, perché molto spesso le malattie renali si accompagnano alla dialisi. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione tecniche che permettono ai pazienti che devono fare dialisi di vivere a lungo, di vivere abbastanza bene, perché la dialisi non è una buona compagna. E oggi parleremo di tecniche depurative del sangue per alcune situazioni particolari che metterebbero a rischio il paziente, soprattutto la funzione dei reni, per cui davvero un momento sempre, sempre favorevole. Io dico, guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, gli anni cambiano, ci sono restrizioni economiche, ci sono più difficoltà, ma realmente noi stiamo utilizzando bene le risorse per dare delle risposte ai pazienti con malattie renali al fine di rallentare l'arrivo alla dialisi o di permettere ai pazienti che devono fare la dialisi di avere delle risposte ottimali per la loro malattia. Lei da Presidente dell'Ordine ha una panoramica a livello nazionale, comunque la quality of life dei pazienti, di questa tipologia di pazienti, anche questa è migliorata sensibilmente? È sicuramente migliorata, il dato però da tenere in considerazione è che molto spesso i pazienti sono i pazienti anziani. Io ricordo che quando ho iniziato a Brescia negli anni 80, fine 70, inizio anni 80, i pazienti iniziavano la dialisi, dovevano avere meno di 40 anni. Se avevi più di 40 anni non eri elegibile a un trattamento dialitico. Oggi come oggi l'età media è 72 anni, quindi c'è una popolazione molto più vecchia che ha esigenze diverse perché molto spesso ci sono più patologie coesistenti, quindi è una gestione di expertise, di esperienze, devi conoscere tutte le patologie di cui è affetto il paziente, le cure che possono anche andare in contrasto l'una con l'altra, quindi una ottimale gestione delle terapie. Questo perché? Perché se il paziente sta bene in dialisi, ecco che allora il trattamento dialitico, purtroppo, che può succedere, non interferisce pesantemente con la sua qualità di vita. Se poi pensiamo che abbiamo sempre più trattamenti quali la dialisi peritoneale, che permette di essere fatta di notte, quindi lasciare la libertà del paziente durante il giorno, stiamo lavorando molto sul trapianto di rene da donatore vivente, quindi evitare che il paziente vada in dialisi o ci rimanga a lungo, stiamo studiando
stiamo attivando quindi tutti dei percorsi per cui il paziente possa essere trapiantato prima di iniziare la dialisi da donatore cadavere, per cui ecco, cerchiamo di dare davvero una risposta a quelle che sono le patologie renali, quindi che possono interessare i nostri pazienti, perché trovino la miglior risposta alla loro patologia da parte dell'expertise nefrologico. Direi che è un ottimo lavoro e questo convegno sicuramente darà delle risposte, un convegno fortemente voluto dalla dottoressa Di Luca di Pesaro, di cui quindi ci ha fatto felici di poter essere nella vostra bellissima terra che sono le Marche.